E iniziamo con la nostra tavola rotonda sulla fidelizzare il cliente in tre passaggi. Un'offerta semplice, una comunicazione mirata e un'esperienza seamless. Io invito intanto a sedersi qui in sala, chi è ancora in piedi, e invito sul palco il nostro moderatore, Silvia Pansini, responsabile fiduciaria e processi organizzativi di ITAS Mutua Gruppo ITAS Assicurazioni, e i relatori di questa tavola rotonda che sono Marco Bucci Grossi, Direct Business Director di Verti Assicurazioni, non è ancora in sala, ecco, grazie. Poi Daniela Kaucic, responsabile prodotti e servizi di Genertel. E Claudia Ghinfanti, Head of Marketing and Communication di Alleanza Assicurazioni. Prova? Ok. Bene, eccoci. Allora, questa tavola dove è già stato anticipato che i temi sono quelli della fidelizzazione del nostro cliente, no? E che deve passare rispetto a degli step principali. Primi tra tutti è quello ovviamente di comunicargli in modo chiaro, efficace, con un'offerta semplice. E il contesto però in cui ci troviamo è un contesto di continuo movimento, un contesto dove effettivamente tutto va così veloce, no? E c'è una rivoluzione molto importante in termini di mobility, abbiamo BlaBlaCar, abbiamo car sharing e quindi è cambiato anche il possesso del mezzo, cioè non si ha più un senso di proprietà, quindi non si ha più questa forte attenzione ad avere di proprietà il proprio mezzo, ma si ha una buona consapevolezza del fatto di poterlo condividere. Il mondo assicurativo, e questo lo dico in modo un po' quasi provocatorio, è pronto a sopperire a queste, come dire, richieste e quindi andare dietro a con questa stessa velocità, oppure forse dobbiamo adattarci un pochettino? Allora, prima di tutto grazie e buongiorno a tutti. Io sono onorato di essere prima di tutto in una tavola rotonda dove sono l'unico uomo. Il settore finanziario si differenzia sempre per una forte presenza di uomini, quindi per me è un onore essere con delle donne, essere l'unico uomo. Allora, per rispondere in una maniera molto diretta, io credo che no, il settore finanziario in generale non sta avendo la stessa velocità di adattamento ai cambiamenti. Se c'è un cambiamento molto importante negli ultimi 20 anni è la velocità del cambio, e la velocità con cui tutto quanto sta cambiando sotto i nostri occhi, c'è una dinamicità enorme. È anche vero che il settore finanziario, per la sua stessa natura e per il prodotto che vende, forse non ha così tanta necessità di spingere con un fortissimo dinamismo, perché la percezione del cliente su questi tipi di prodotto è sicuramente diversa da quelle che si può avere nella GDA, nella GDO, ricordiamoci anche il tipo di prodotto che siamo. Però non abbiamo scelta, sicuramente il modo di pensare che avevamo 20 anni fa oggi non ha senso di esistere, in mia opinione, no? E dobbiamo velocizzarci e dobbiamo sicuramente seguire sempre più il cliente, che è stato il grande assente nelle strategie di tante compagnie fino a direi 10-15 anni fa. Si è parlato poi di customer centric, oggi mi sento di dire che forse dovremmo essere customer obsessed, no? Ossessionati dal cliente, perché poi è quello intorno al quale poi tutto deve girare. Bene, buongiorno a tutti. Sì, anche secondo me è difficile stare al passo di tutte le nuove innovazioni, anche se noi ci proviamo, penso che tutte le compagnie stiano già studiando sistemi diversi, innovativi, cioè, però non possiamo scordarci che viviamo in Italia dove la normativa sulle assicurazioni è indietro, è veramente indietro, quindi noi facciamo fatica anche a costruire dei prodotti che seguano le innovazioni ma che siano nello stesso momento compliant con la normativa, perché è vero, ci sono le macchine condivise e tutto, ma all'RC auto c'è il proprietario del veicolo e lui è responsabile in solido, quindi ovviamente costruire questi servizi non è così facile. Un altro tema è anche quello delle aspettative un po' del cliente. Esatto. Cioè, il cliente vede la polizza RC auto come un obbligo di legge e quindi vorrebbe pagare il meno possibile.
Quindi tutti i servizi costano, cioè non è facile fornire servizi, cose, e però garantire anche il premio basso. Quindi è un paradigma difficile da affrontare, è ovvio che dobbiamo stare sul mercato, affrontarlo, non possiamo nasconderci perché il mondo andrà verso quella direzione, quindi dobbiamo necessariamente fare qualcosa, però non siamo ancora pronti, non siamo ancora pronti. Quali prodotti possiamo iniziare ad offrire, no? Tecnologici? Quali sono i prodotti che vogliono i nostri clienti per essere al passo coi tempi e quindi sentirsi, come dire, soddisfatti nelle proprie esigenze? Beh, come esperienza di Genertel... Contaci un po' quello. Sì, noi siamo partiti già ormai 9 anni fa, quindi insomma penso abbastanza all'avanguardia ancora nel mondo assicurativo italiano, con un prodotto legato alle scatole nere, quindi ovviamente scatola nera tradizionale installata sul veicolo, che premiava però lo stile di guida. Abbiamo cercato, quando abbiamo fatto il concept del cliente, infatti veramente importante sentire cosa vogliono i clienti. Cioè, noi dobbiamo partire nella costruzione dei prodotti dalla voce del cliente, fare quindi prima tutti i vari focus group, tutte le indagini che sono necessarie per costruire un prodotto che poi sia vendibile e non essere autoreferenziali, perché appunto le compagnie di assicurazione lo sono, è inutile che ci nascondiamo. Noi quella volta abbiamo pensato di fare un patto con il cliente, dire noi non ti conosciamo, però se tu ci credi, mettiti in gioco, dacci i tuoi dati, fai vedere come guidi, io ti dico a priori come ti giudico, come giudico il tuo stile di guida, te lo scrivo proprio, faccio un patto e dico io ti premierò se tu segui queste regole. All'interno del contratto il cliente poi ha anche visivamente contezza di quanto sarà il premio che gli spetterà a rinnovo, quindi sa già che se lui guida in un certo modo potrà ricevere indietro questo sconto a rinnovo. Meritocratico quindi a tutti gli effetti. Sì, esatto, e quindi c'è proprio un patto reciproco, tu ti fai guardare e io ti premio, sempre un meccanismo però premiante, premiante e che fidelizza, appunto per anche agganciarci al tema della fidelizzazione, effettivamente chi prova questi prodotti, chi sperimenta, chi si mette in gioco e quindi non lo compra esclusivamente per il prezzo, perché è vero che c'è tutto un segmento che compra le polizze telematiche esclusivamente per avere lo sconto, chi si mette in gioco realmente poi ha dei benefici e rinnova con te. Quindi è un grande cambiamento nei rapporti tra assicuratore e assicurato. Ok. E Claudia, vuoi raccontarci la vostra esperienza in questo senso? Sì, grazie e buongiorno a tutti. Dunque, Alleanza Assicurazione diciamo che ha colto questa sfida di grande cambiamento e di evoluzione a una velocità supersonica del contesto con una risposta molto, molto chiara, che è quella di un importante e impegnativo progetto di change management sulla rete tradizionale. E noi appunto siamo un po' diversi rispetto agli altri due interlocutori di questa tavola, siamo una rete tradizionale presente sul territorio italiano con poco meno di 15.000 consulenti, quindi insomma importante, estremamente capillare, leader di mercato in vari ambiti dell'assicurazione vita, quindi sul risparmio, sulla previdenza eccetera, e in poco più di 3 anni abbiamo trasformato una rete tradizionale in una rete tradizionale digitale e quindi la risposta di Alleanza è stata quella di trasformare totalmente il customer journey del cliente e anche l'approccio alla consulenza e quindi poi alla vendita di una rete con un processo end to end digitale e quindi i nostri al momento sono circa 4.000 anche qualcosa di più, e i nostri consulenti dotati di tablet vanno a casa del cliente e forniscono un servizio dal prevendita, quindi tutta la profilazione, l'analisi dei bisogni, la consulenza al momento della vendita con il sign and pay, l'emissione della polizza, l'invio di tutta la documentazione digitale, quindi totalmente paperless al cliente, tutto in digitale con processi digitali sottostanti. Questo è un cambiamento, una rivoluzione in un mondo tradizionale e con una rete tradizionale, quindi direi che questo è stato proprio il modo di cogliere un po' questa opportunità. Ok, Marco, la tua esperienza?
Sì, allora noi in Verti, ovviamente immagino sappiate, Verti è la vecchia Direct Line. Noi un anno e mezzo fa, 15 mesi fa esattamente, abbiamo fatto questo cambio di brand obbligato quando il gruppo Mafre ha acquistato Direct Line, e abbiamo deciso di rilanciare completamente la comunicazione con uno stile completamente nuovo, tant'è che molti ancora non ci associano alla ex Direct Line, che era quello che volevamo. Abbiamo rimesso in gioco tante cose, torno al discorso della ossessione per il cliente, no? Tra le cose principali che abbiamo messo in moto sicuramente è, prima si parlava con Indra di ultra quote, ultra fast quote, no? Che mi ha colpito. Noi effettivamente abbiamo lanciato da pochissimo un sistema di preventivazione che praticamente in 15 secondi permette al cliente di vedere un premio, cioè con due domande tu riesci a vedere 321,16. Questo sembra banale, ma perché è importante? Perché tutte le ricerche di mercato evidenziano che per il cliente nel mondo assicurativo sono importanti due cose: il prezzo, la semplicità. Poi ci sono altre cose che arrivano, l'affidabilità, il brand, eccetera, eccetera. Quindi la competitività ovviamente è una cosa con cui tutti combattiamo tutti i giorni, lo sappiamo perfettamente. Ma la percezione di un'assicurazione nella mente di un consumatore medio italiano oggi è un qualche cosa che molto spesso mi interessa così così, voglio perderci poco tempo, voglio risparmiare. Siamo venuti proprio incontro al cliente con questo tipo di attività, abbiamo messo per esempio anche un chatbot che permette al cliente di avere informazioni 24/7 prescindendo che il call center sia aperto o meno, abbiamo sviluppato molto il social customer care, quindi il cliente, siamo andati noi dietro le esigenze del cliente, non il contrario, quindi dov'è oggi il cliente Verti? In WhatsApp, nei social, nel call center, eccetera, eccetera. Abbiamo creato punti di contatto particolarmente importanti in tutto questo. Continuiamo a lavorare molto centrandoci nelle esigenze del cliente. Bene, quindi direi che dalle vostre esperienze diciamo che il driver è la vicinanza alla fine col cliente, no? Cercare di puntare su quello per avere una fidelizzazione basata veramente su una continuità lunga, nel lungo periodo. E come punti di contatto, quindi chiedo anche a Claudia, diciamo su un canale più intermediato, quindi a questo punto, quali punti di contatto possono garantire questa fidelizzazione e come li avete pensato di metterli in campo? Sì, allora, oltre ai classici touch point, per cui non parlerò di area clienti, ovviamente, che oramai abbiamo tutti, che stiamo sicuramente sviluppando con nuove funzionalità, oltre appunto nel nostro caso la rete in primis chiaramente, poi i classici touch point, l'area cliente, il sito e quant'altro, ma Alleanza ancora una volta ha fatto una scelta strategica precisa di star vicino alle persone laddove le persone sono tutti i giorni oggi, e oggi le persone sono tutti i giorni sui social, a partire da Facebook, fino a che durerà, però ancora, soprattutto sull'età centrale, Facebook, anche se dicono è già morto, ma la verità è che i quarantenni sono tutti lì, almeno dai 35 ai 50. Quindi, in che modo, battute a parte, anche qui è nato un programma che abbiamo chiamato SMILE, Social Media Link Education, di educazione a tutta la rete di Alleanza, ovviamente in maniera graduale, perché l'idea è che i nostri consulenti aprano gradualmente delle pagine professionali per essere vicini al cliente via social, con ovviamente obiettivo di ingaggio, education, perché sui temi assicurativi, anche qui inutile nascondercelo, dobbiamo educare sui rischi, soprattutto quando parliamo non evidentemente di auto, ma parliamo di previdenza, parliamo di salute, no? E quindi in questo modo creare, diciamo, un network, una relazione molto più solida, noi diciamo, ci amiamo dire anche una relazione aumentata, nella misura in cui tu conosci di più il cliente quando diventa un tuo contatto sui social e riesci anche a passargli dei contenuti, dei messaggi, e quindi a sviluppare una relazione in maniera appunto più vicina. Quindi questa è un po' l'ambizione. Oggi abbiamo qualche centinaio di consulenti sui social, con appunto delle pagine professionali, con un coordinamento, ovviamente un supporto centrale, una formazione importante dietro. L'obiettivo è di arrivare a qualche migliaio nel prossimo triennio. Questo è un po' il nostro modo, insomma, la nostra risposta. Daniela, invece, soprattutto superare la diffidenza, no? Dicevi, come touch point, cioè cercare di arrivare a superare quel pregiudizio nei confronti del mondo assicurativo e quindi offrire un qualcosa che effettivamente sia la verità di quello che è stato sottoscritto, no? Esatto, perché dobbiamo sempre superare questo scoglio. Purtroppo partiamo svantaggiati rispetto ad altri settori, non possiamo nasconderci.
Di conseguenza, come dicevo prima, noi abbiamo fatto un patto con il cliente, siamo stati trasparenti al momento della stipula del contratto, ma anche durante tutta la vita del contratto vogliamo continuamente mostrargli come sta guidando. Come sta guidando, e quindi ovviamente abbiamo soluzioni diverse. Col prodotto tradizionale, quindi quello Quality Driver che dicevo prima, il cliente può vedere il suo punteggio, delle statistiche della sua guida, sia sull'app che su un sito dedicato. Ma quello che noi facciamo continuamente è, una volta al mese ti mandiamo come hai guidato e ti scriviamo proprio i consigli su come migliorare questo tuo punteggio, in modo da renderlo nuovamente dotto. Guarda, ricordati che se tu rispetti di più i limiti di velocità, ad esempio, potrai migliorare. Dagli anche consapevolezza, quindi. Esatto, quindi vediamo anche che effettivamente un cliente stipula i primi mesi guida circa, ma poi magicamente si instrada e quindi il punteggio migliora. Dopo non si stravolge perché ognuno guida in un certo modo, eccetera, ma chi si mette in gioco effettivamente vediamo che man mano apprende e migliora. Con l'altro prodotto, il Go Different, che invece è più semplice, quindi autoinstallante, utilizza lo smartphone del cliente, vogliamo consigliarlo senza essere troppo invasivi. Okay. Quindi alla fine di ogni viaggio il cliente può consultare la mappa del viaggio che ha fatto, e all'interno della mappa ci sono i consigli, quindi dove ha guidato bene, dove ha guidato male, e quindi anche in questo modo educarlo, perché una delle nostre funzioni è anche quella di educare i clienti alla guida, migliorare, cioè farci carico anche della sua sicurezza. Esatto. Ecco, quindi cerchiamo veramente continuamente di dare dei consigli per migliorare, senza però essere invasivi, quindi non siamo andati a dire: ah, se non rispetti i limiti di velocità ti mando segnali, ti mando sms, perché quello anzi può creare incidenti, che sicuramente è cosa che non vogliamo. Però insomma gli diamo dei consigli. Ottimo, grazie. Marco, lo stesso tema, cioè il comparto assicurativo ha anche una funzione sociale, no? Quindi anche di difesa e protezione dell'assicurato in qualche forma, no? Cercando di garantire anche una certa sicurezza, soprattutto nel momento in cui sta guidando. Sì, sicuramente. E il ruolo sociale effettivamente è il motivo per cui il primo ruolo che ha avuto l'assicurazione è stato questo, no? Centinaia di anni fa è nato proprio per coprire un'esigenza sociale. Questo sono tutti gli assicuratori, non dobbiamo dimenticarlo mai. Cioè offriamo comunque protezioni, abbiamo un ruolo all'interno della società particolarmente importante. Io noto un cambio molto, molto importante negli ultimi anni, legato sicuramente alla customer experience, ma molto più legato anche alla sicurezza, come giustamente dicevi tu. E faccio un esempio su tutti: il famoso uso del cellulare davanti alla guida, ormai è un tema caldo che sta toccando anche la comunità europea, eccetera, eccetera. E sempre più si sta usando molto il cellulare come sostituzione, per esempio nel mondo telematics, eccetera, eccetera. E mi vengono in mente anche altri casi come app come Waze, per esempio, che richiedono un'interazione molto forte della persona durante la guida. Ecco, io credo che una svolta importante invece dovrebbe essere un territorio da occupare, che oggi non è occupato dalle assicurazioni, è proprio garantire questa protezione. Esistono già tecnologie che, per esempio, bloccano l'uso della tastiera del cellulare durante la guida. Sarebbe un buon territorio da occupare proprio rivendicando questo ruolo sociale, no? Quindi, ok, raccogliere i dati, offrire servizio al cliente, eccetera, ma io ti tutelo anche come nucleo familiare perché ti do un servizio che ti permetta di essere sicuro, o a maggior ragione se la dai l'auto a tuo figlio 18enne, 20enne, sapere seguirlo e sapere quante volte ha sbloccato la tastiera, sta chattando, sta mandando il selfie agli amici. Questo è solo un esempio, però in generale insomma volevo sottolineare il fatto quanto sia importante rivendicare questo ruolo. Se mi permetti un minuto invece sul punto di prima, che anche per me è particolarmente importante, parto da due dati su quello che ci dicevamo. Il primo dato è che se vedete le statistiche di con chi si è assicurato, no, che vengono fatte, c'è sempre tra un 10 e un 20% che risponde non mi ricordo. Questo è un punto molto importante. E fa capire il discorso che dicevamo prima, che abbiamo ampiamente toccato, dell'appealing di questo settore. L'altro è un altro dato: la media di touch point di un cliente con un'assicurazione mediamente è poco superiore all'1, 1,2, 1,3.
Ovviamente c'è una parte importante che non fa sinistri, per fortuna, ce lo possiamo dire in questo foro. Quindi se, come nell'80% dei casi, 90% dei casi, non fa un sinistro, io compro la polizza, rinnovo. E addirittura un amico mi dice, ma con chi si è assicurato? Con Mario, quello nella piazza del paese. Cioè non sanno neanche che polizza gli ha fatto Mario. E questo ci fa capire appunto in che contesto ci muoviamo, no? E com'è importante creare un engagement, anche qui molto importante. E Verti ancora una volta anche su questo, con questa ossessione per il cliente, ha cercato di andare un poco più avanti nel creare una strategia di caring con il cliente e anche di branded engagement, che è una cosa che si sta sviluppando molto ultimamente. Abbiamo lanciato oggi praticamente il primo podcast brandizzato. Siamo la prima compagnia in Italia a aver fatto un podcast brandizzato. Che vuol dire? Non ti parlo di Verti, non ti parlo dei prodotti che vendo, quanto sono competitivo, ma sponsorizzo un contenuto nei social e in vari contesti dove potete trovare il podcast, sponsorizzato da noi, per incominciare a creare engagement. Stiamo creando una strategia di caring durante l'anno per comunicare i vantaggi che offriamo al cliente e le altre linee di business. Abbiamo creato un blog dove parliamo di vari servizi per il cliente. Cerchiamo di svecchiarci a poco, cerchiamo di entrare nella quotidianità del cliente, perché oggi non lo siamo. Questo è il settore, la realtà del settore assicurativo. Abbiamo appunto questo contatto del cliente una volta all'anno e faccio le corna, speriamo non mi accada il sinistro. È importante cambiare completamente il concetto, è un cambio di mindset che parte all'interno delle aziende per poi trasferirlo al cliente. Bene, allora io vi ringrazio, direi che a questo punto abbiamo analizzato e sostanzialmente possiamo anche sintetizzare che la vicinanza al cliente nelle forme comunque più innovative, più moderne, insomma i social potrebbero rappresentare un pochettino davvero il driver di questo ulteriore cambiamento, oltre a quello della vera e propria tecnologia. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Buon proseguimento di giornata.